Diciamo che forse il viaggiare è stato lo stimolo per iniziare a fare i film. Io considero come mio grande mentore, anche se cinematograficamente non c'entriamo niente, anzi, devo pulire la bocca, il grande Herzog, proprio perché è regista camminante. Avrei voluto fare il cantante perché magari è la maniera più immediata per poter comunicare qualcosa, però ho una voce stonata e non ho mai saputo suonare uno strumento. Spinto da un amico, ho iniziato con i video e più o meno ho visto che ci prendevo, quindi lì ho iniziato. Però ancora devo dire, mi manca forse il tipo di film che vorrei fare proprio per comunicare quel tramite di viaggio, esperienza di viaggio. Praticamente Bloodline è una cosa in cui sono stato tirato dentro a film già iniziato. Una sera a Roma, in quelle coincidenze che capitano spesso, incontro questo mio amico Taio Yamanucci, che sarebbe stato poi dopo è stato il direttore artistico, e mi ha chiesto se non avevo impegni, se avevo voglia di girare un film low budget, un horror. In quel momento mi era saltato un lavoro a cui tenevo, che stavo portando avanti con Enzo De Caro, che sarebbe stato il film seguito lungo del cortometraggio No Smoking Company, prodotto da Dario Formisano, e quindi mi trovavo senza impegni precisi e mi sono messo dentro e quindi sono entrato, diciamo, in corsa su un treno che già aveva i binari. Diciamo, io lo sento un po' come un figlio adottivo, non sono. Adesso come adesso guardo in maniera benevole, però mi ha fatto male per tanti anni, uno di quei figli che cresce e poi ti appugnala le spalle certe volte. Fortunatamente le nuove tecnologie stanno permettendo a chiunque di arrivare e potersi cimentare, produrre e proporre delle proprie opere. Io in questi ultimi 2 anni ho partecipato a 4 film collettivi, stiamo per partire con un altro che è Sangue Misto, diretto da Davide Scovazzo, con il buon Davide Pesca, che è stato poi il coordinatore di 17 a mezzanotte, probabilmente si ragionerà su un seguito. So che Daniele Misischia sta partendo con un altro progetto collettivo. Insomma, l'horror italiano, più che l'horror italiano, il cinema italiano indipendente c'è e tanto, forse si sente più parlare di quell'horror perché è quello che a prima vista può sembrare il più appetibile per il pubblico. Quello che ancora secondo me manca e al quale bisognerà fare un po' più di attenzione per poter fare quei passi di evoluzione che possano permettere di arrivare a un pubblico più ampio è la qualità. Molte volte nella foga, nella bellezza, nella gioia di fare, ci sono ancora alcune cose che, mettendole a punto a poco a poco, potranno permettere, secondo me, ad arrivare a un pubblico più ampio. L'esempio, secondo me, adesso con il terzo film su Edgar Allan Poe, che abbiamo completato da poco con Domiziano Cristofaro, non mi ricordo mai dove ha l'accento, scusa Domiziano, e a forza di provare e riprovare siamo usciti al terzo episodio, che indubbiamente è quello qualitativamente più completo, più pulito e più esatto nella sua coerenza. Quindi è buona la situazione, diciamo. Viaggiando per molti festival, io vedo che i festival, quando sono ben organizzati, ben pubblicizzati, attirano attenzione. Quindi l'importante è questo, attirare e dare l'attenzione alle persone. Poi può essere che una persona attratta da un titolo venga e esca dalla sala dopo 10 minuti, però già avergli messo quella pulce, averlo fatto smuovere da casa, averlo fatto togliere dalla partita di calcio o d'altro, è sempre una grandissima vittoria. La difficoltà più grande viene data un po' dal sistema distributivo generale. Adesso come esperienza Bloodline, al di là i 1000 difetti e le pecche che possa avere il film, abbiamo trovato una piccola distribuzione in sala grazie a queste realtà che stanno nascendo e grazie al fatto che comunque la tecnologia sta iniziando un po' ad avere la possibilità di arrivare in sala anche non più con la pellicola, grazie al digitale, quindi distribuzione indipendente ci ha portato in sala, ci ha permesso di poter entrare nella candidatura di Davide Donatello, che era preclusa semplicemente affinché avessero dei requisiti di distribuzione molto particolari. Quindi si sta un po' scardinando tutto un sistema che comunque è ancora troppo legato, virgolette, perché dopo mi denunciano, a mafie distributive. Nel senso, un esempio eclatante che per noi ha dello scandaloso è il nostro Po 2, Project of Evil. Anzi, il primo, perdonate, ancora il primo, Poetry Fairy,
nel quale non c'è una scena di nudo, non c'è una parolaccia, non c'è sangue, sono semplicemente queste trasposizioni molto artistiche, diciamo, video arte dei racconti di Poe, che in una sessione di distribuzione al pari di Le streghe di Salem o il remake della casa si è preso un vitato a 18, quando la casa o Le streghe di Salem, dove chi l'ha visto, indipendentemente dal gusto personale del film, ha evidentemente dei livelli di violenza visiva estremi, non sono presi, mi sembra, neanche il 14. Questo vuol dire che forse dietro chi muove i fili, adesso non voglio fare il complottismo, nel senso che il nostro film poteva dar fastidio, perché un film piccolino non avrebbe dato fastidio a nessuno, però ci sono ancora troppi sistemi, troppi incastri che sono in mano a determinate regole. Ad esempio, in sala non arrivi se non hai un attore di quelli che sono della solita cricca, o ci puoi arrivare, però è difficilissimo. Facciamo un esempio del buon Ciro De Caro con il suo Spaghetti Story, che è un film che nelle sale in cui è uscito a Roma è riuscito anche a battere in contemporanea i cinema panettoni, distribuiti in 3 sale, 4 sale, è riuscito a portarsi a casa, mi sembra, un 60-70 mila euro di incasso, che per un film indipendente è una cosa strepitosa, cosa che se probabilmente avesse avuto la distribuzione che meritava, avrebbe spolverizzato i film di quel momento. Il limite vero è ancora, purtroppo, il media per arrivare al pubblico, perché poi se fai un film lo fai per arrivare al pubblico, se ti guardi i film in casa tua hai già perso in partenza.